Chi è Don Fantozzi? No, io sono Fantozzi, senza il don. Il sacerdote sono io. Dalle sue lastre non risulta nulla, lei come paziente potrebbe andare, ma come sacerdote è meglio che rimanga. Chi? Ma che c'è? Bene. Ma chi? Adesso... Sto benissimo, no? Non hai avuto niente. Io. Questa, signor Fantozzi, è la radiografia dei suoi polmoni. Ah, sono belle, no? Lei ha qualche parente qui con i quali io possa parlare? Ma che c'è? No, c'ho mia moglie, ma c'è una cosa grave, non vorrei che sapesse niente. La vede questa macchiolina bianca? È piccolo, allegria niente qui, sanissimo. Quella è l'unica parte sana. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, in articolo mortis, signor Cupazzi, ego ti assolvo, peccati tuoi. Ma scusa, sono matto. Dottore, è grave. Non mi rifà. È grave. Incurabile. Oh. E quanto mi... E quanto mi resta? Me lo dici? Ma che... Io sono... Lei mi sottovaluta. Io sono di un coraggio spietato. Un anno? Un mese? Un giorno? No, una settimana. Uomo fortunato, che conosci la data della tua dipartita, usa il tempo che ti rimane a preparare la strada per il paradiso. Indossa il cilicio, chiedi perdono, pentiti! Ma io mi pento solo di non essermi goduto la vita. Allora fece in un pomeriggio tutto quello che si era sempre vietato. Mangiò 4 chili di cozze crude da Gennaro Uve Brioni. E rimosse un carro attrezzi parcheggiato in doppia fila. Fermo! Fermo! Fece provvisoriamente una puzza mostruosa nell'ascensore di un grande magazzino. Imbrattò i muri con una scritta di coraggiosa denuncia.